SIGEP 2017 non è SIGEP 2017 se non c'è la SAECO, che per la prima volta espone in questo salone internazionale del gelato, della pasticceria, della panificazione e anche del caffè. Abbiamo qui con noi, anzi posso dire che abbiamo proprio il piacere di avere qui con noi Laura Nicolosi, la responsabile marketing di SAECO Vending, che invitiamo a salutare. Ciao a tutti, buonasera Fabio e buonasera agli amici di Vending TV. E ora ci spiegherà perché loro sono qui, per quale motivo Laura Nicolosi si trova qui con me e soprattutto perché siete qui al SIGEP. Esatto, sì, quest'anno dopo l'esperienza di Venditalia dell'anno scorso che ha avuto grande successo, abbiamo deciso di allargarci anche a questa fiera che sta crescendo sempre di più negli anni e appunto anche specificatamente nella sezione del caffè. E siccome anche in SAECO abbiamo un forte focus strategico di incremento del settore OCS Oreca, ci siamo concentrati diciamo su questa gamma dei nostri prodotti per farli conoscere a un pubblico maggiore. Chi non conosce SAECO Vending? Però voi qui oggi esponete da una parte delle cose già viste, dall'altra delle cose che sono assolutamente nuove. Quali sono? Sì, esatto. La macchina più nuova che presentiamo è questa macchina capsule area che va a completare la nostra gamma di OCS. Quindi in generale diciamo, si aggiunge alla gamma delle Lirica. Questo è l'ultimo modello di Lirica con il sistema di latte integrato, quindi One Touch Cappuccino. Questo è l'ultimo modello nato nella famiglia Aulica, che come sapete ha una gamma abbastanza ampia per diverse esigenze specifiche. Questo appunto è l'ultimo modello con sistema integrato di pagamento che gestisce dei pagamenti a moneta e un sistema Apollo Contact. Ed è anche dotata della funzione High Speed Cappuccino per dimezzare i tempi di erogazione del cappuccino, quindi particolarmente indicata in ambienti di bed and breakfast, piccoli bar, eccetera. E diciamo anche che è l'evoluzione del vecchio, vecchissimo, direi quasi antico modello super automatica che ha fatto la storia della distribuzione automatica, vedendo il doppio cassetto per i fondi e per i liquidi e addirittura anche una gettoniera per poter consentire la gestione del credito. Si identifica quel tipo di macchina evoluta e adatta a quelli che sono i tempi moderni. Continuiamo. Esatto, e poi mi dai proprio il gancio perfetto per ricordarvi la iperautomatica che abbiamo presentato a Venditalia lo scorso maggio. Anche nel nome richiama il grande successo, il cavallo di battaglia della superautomatica. Questa macchina appunto, oltre che al caffè in grani, gestisce anche i solubili, quindi per una offerta più completa fino a 8 bevande. E nel 2017 allargheremo la gamma anche di questa macchina, quindi offrendo sistemi di pagamento, come dicevi, e una versione solamente instant, insomma varie versioni per completare la gamma di questo nuovo modello che diciamo chiude la gamma dell'OCS. Questa è la macchina che abbiamo conosciuto e presentato insieme a Christian Palmieri nell'intervista effettuata nel corso di Venditalia 2016. Sì, esatto. Adesso vi direi due parole ancora sull'area, la macchina a capsule che è il più grande, diciamo, la più grande novità che abbiamo nel settore OCS, e dopo lasciamo la parola a Christian che, sempre parlando di OCS, ci presenterà anche la nuova partnership con Revolvo. Area è la nuovissima macchina a capsule SAECO che appunto va a completare la gamma OCS con delle offerte anche a capsule. È stata disegnata apposta per il settore professionale, quindi non è paragonabile come specifiche, come durabilità a una macchina capsule domestica. È testata per fare fino a 30.000 cicli di caffè senza sostituire con componenti interni, e anche per quanto riguarda l'interfaccia utente, quindi con un display, tasti capacitivi, touch, gli allarmi e le capacità, è assolutamente specifica per l'out of home. Insomma, è un carro armato. Sì, esatto, è un carro armato perché doveva esserlo per essere nella nostra famiglia SAECO,
E l'ultima cosa, sarà disponibile per formati capsula Lavazza Blu oppure Nespresso, anche questo per dare più opportunità possibili ai nostri partner commerciali e torrefattori. Bene, noi naturalmente vi daremo maggiori informazioni come e quando attraverso i nostri strumenti vendingtv.it, ma soprattutto vendingnews.it, il quotidiano della distribuzione automatica. E ora c'è Christian. Esatto, lascio la parola a Christian per spiegarvi le altre novità e appunto questa partnership di cui vi parlavo. E noi ci rivediamo ad Host. Sì, noi ci rivediamo a Host sicuramente. Venite allora, grazie Laura. E ora è il momento di Christian Palmieri. Buongiorno Christian. Buongiorno a tutti e bentornati nello Stanza Eco. Bentornato a te dinanzi alle telecamere e ai microfoni di vendingtv.it. Noi abbiamo oltrepassato la barriera delle macchine che ha presentato Laura Nicolosi per andare a mostrare agli amici che sono dall'altra parte che cos'altro avete presentato qui a SIGEP 2017. Un attimo solo, mi metto qui in modo da essere più vicino a te e non impedire alla camera di poter riprendere questo gioiello che è alla tua destra. Sì, questa è la nuova semiprofessionale SE50, è un completamento di gamma verso il basso che Saeco ha voluto proporre a tutti i suoi clienti su specifiche richieste per il, diciamo, il basso consumante, fino ai 50 erogazioni al giorno. E la macchina è, come dicevo, completamente semi-automatica, però ha la possibilità di essere abbinata a un massimo dosatore on demand. La combinazione di questi due prodotti ha un costo veramente competitivo, dà la possibilità a tutte le postazioni con consumazioni non elevate di trovare una soluzione che finora non era diciamo disponibile nella nostra gamma. Diciamo però anche con esattezza che cosa significa il macinatore on demand. Macinatore on demand è un prodotto che ultimamente tutti i baristi richiedono per avere l'eccellenza del caffè, cioè un macinadosatore che non ha una quantità fissa sempre disponibile di prodotto, ma viene macinato sul momento il caffè per dare la massima freschezza del prodotto macinato direttamente in tazzina. Però non è l'unica cosa di tua pertinenza che continuiamo a presentare per Saeco. No, assolutamente. Qua abbiamo la nuova idea Restyle, un prodotto che è stato ridisegnato sulla precedente macchina che è stata il best seller degli ultimi 3 anni di Saeco per quanto riguarda il settore dell'Horeca Full Automatic. È una macchina che dà la possibilità di erogare cappuccino automatico con una velocità di inferiore ai 45 secondi e un caffè, varie tipologie di caffè, non solo l'espresso ma anche il caffè lungo, il caffè creme e anche il caffè americano, se non anche la brocca. Quindi una soluzione che anche in Italia ha trovato il suo ambito nell'hotelleria, nelle prime colazioni e in tutti quei bed and breakfast o quelle posizioni dove il barista non c'è purtroppo la possibilità di avere un barista formato ed esperto. Quindi questa è una soluzione che può andare sia davanti a un barista neofito, ma anche ovviamente con la nuova interfaccia touch anche a un pubblico diretto, quindi per la prima colazione. Una bella soluzione con tante possibilità, perché qua la vediamo col cappuccinatore automatico e il suo frigo, ma ha varie evoluzioni col doppio contenitore del caffè, se non con il suo scaldatazze, quindi è una modulabile nel settore del full automatic. Ecco, diciamo che questo è rivolto in particolar modo a tutti coloro che possono utilizzarla con estrema facilità pur non avendo una formazione dedicata. Possiamo parlare di costi? Questa è una macchina che è un incredibilmente, pur avendo tutta questa tecnologia, pur avendo tutta questa modularità, stiamo parlando di una macchina che si pone alla base dei listini della sua gamma. Cioè, e anche della sua concorrenza. Macchine similari costano ben 3 volte la nostra macchina
nello stesso range di utilizzo. Quindi stiamo parlando di una macchina che di listino va sui 4.500 euro. E infine, tornando un po' da quest'altra parte, vieni qui, altrimenti abbiamo la camera che non riesce a riprendere quanto dovuto. Corretto. Qua abbiamo la Fedra nella versione cappuccino, l'avevamo già intravista a Venditalia, qui ovviamente è la sua collocazione tipica. Qui l'abbiamo abbinata al nuovo frigo che abbiamo inserito nel nuovo range in questo momento, proprio l'abbiamo presentato durante questa fiera, per dare una soluzione e una combinata macchina con latte fresco. Stessa tecnologia che ritroviamo su tutte le macchine Vending Saeco, quindi gruppo Gangusto o meno, gruppo a 9 grammi o gruppo a 12 grammi TTT, la possibilità di avere il cappuccinatore o meno, la possibilità di avere anche la tannica dell'acqua all'interno per essere completamente autonoma o direttamente con la rete idrica. Vedendola così poi da vicino, brillante, piena di selezioni per poter fare le varie consumazioni, caffè corto, caffè espresso, caffè lungo, il macchiato, l'acqua calda, il cappuccino, il latte e anche il cioccolato, è proprio bello da vedersi. È bello da vedersi, questo ci fa presupporre che all'interno ci siano caffè in grani, macinino, gruppo di erogazione, doppio contenitore per i solubili. Destinato a, anche in questo caso, piccole locazioni come bed and breakfast, come alberghi per la prima colazione, ma con evidentemente delle caratteristiche che lo rendono ancora più semplice nell'utilizzo. Sì, nell'utilizzo e nella manutenzione. Questa è una macchina che ha proprio nel suo target, quando è stata disegnata e riprogettata, proprio l'utilizzo al cliente, direttamente al cliente finale, e con una veramente facilissima manutenzione. La vasca può essere tolta, sia ci sono varie opzioni, sia direttamente dall'utente che o dall'operatore. C'è la possibilità di avere 40 fondi all'interno e quindi con una grande duttibilità a livello di utilizzo, e la possibilità di essere montata sul suo mobiletto, quindi aumentando anche i fondi fino a 100 e passa fondi. Quindi diciamo che una volta che si va a ricaricare il chilo di caffè che c'è all'interno, si va anche a svuotare i fondi. Quindi veramente flessibile, veramente una macchina che ci sta dando grandi soddisfazioni sia all'estero che in Italia. E infine la regina delle macchine della vostra gamma, che è questa qui che conosciamo già sufficientemente bene, ma ricordarla e fare un recall non fa mai male. Niente, questa è la Next Stage, il top di gamma del nostro range professionale di macchine, una macchina che nasce comunque dalla nostra esperienza delle macchine IDEA, però con ovviamente delle caratteristiche e dei brevetti all'interno che sono al top della gamma. Qui ovviamente la prima cosa che spicca è il touch frontale con una facilità di utilizzo che è veramente incredibile, la possibilità di avere la doppia campana di caffè con due differenti tipologie, e anche il brevetto, vorrei ricordare il brevetto che abbiamo sul macinadosatore, perché qua è un macinadosatore variabile, cioè ad ogni erogazione, ad ogni tipologia di caffè, noi possiamo variare sia la tipologia di macinatura, ma anche la quantità all'interno del gruppo dosatore, che è ovviamente un gruppo dosatore che va dai 9 fino ai 15 grammi. Beh, insomma, ti sei sforzato, ma hai detto tutto, ma proprio tutto. O forse manca qualcosina, come ad esempio l'operazione Revolvo? Assolutamente, qua direi che per la prima volta in Italia è stata ufficializzata la nostra partnership con un gruppo di assistenza tecnica che ha più di 280 punti di assistenza sul territorio nazionale italiano. Stiamo parlando di un'azienda leader nel settore che ha la possibilità di andare a assistere le nostre macchine per i primi 2 anni in completa garanzia on site, quindi vuol dire che i nostri clienti non hanno nessun'altra esigenza per i prossimi 2 anni, dal momento dell'acquisto e per i due anni successivi, che gustarsi il proprio caffè. A tutto il resto pensiamo noi. Andiamo direttamente in locazione a riparare la macchina al cliente. Nessun altro in questo momento può fornire un servizio del genere. Bravo Christian,
ora hai detto davvero tutto. Saluta gli amici di VenninTV.it. Grazie mille a tutti e ci vediamo a Host 2017. A Host 2017 certamente, grazie. Io nel frattempo, consentitemelo, saluto Laura nuovamente, che era qui stanca dopo aver parlato con un po' di gente. Ciao Laura, ci vediamo a Host. Assolutamente, ciao a tutti, a presto. E Roberto Terenzi, che è il responsabile Italia. Fatti piccolo piccolo, Roberto. Mi faccio ancora piccolo. E ciao a tutti, ci vediamo a Host anche ottobre. A Host a ottobre, ma consentitemi ancora una volta di torno subito. Consentitemi di salutare anche un'altra amica che era qui di passaggio, l'ambasciatrice del caffè, Alessandra Padelli. Buongiorno Alessandra. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Io ne ho approfittato, ti ho vista di passaggio, ho detto siamo praticamente in diretta, la becco, la trascino, lei faceva no ti prego. Non ero preparata. Ma no, era un modo per andare a chiederti intanto cosa ci fai qui. Una visita per salutare gli amici, per vedere le novità che ci sono nel settore del fuori casa, dove comunque anche Special Coffee opera, e per essere qui. E per essere aggiornata rispetto a quello che offre il mercato. Alessandra, noi ci vedremo successivamente in uno dei prossimi appuntamenti fieristici. Sarete a Host? Purtroppo no. La scelta è stata di non andare su Host, però sicuramente come visitatori saremo presenti. E noi nel frattempo daremo comunque informazioni chiare e precise su tutto quello che realizza Special Coffee attraverso proprio Alessandra Padelli, che si occupa della diffusione del brand nel mondo. Saluto gli amici di Venning TV. Ciao a tutti, arrivederci, a presto. E lei finalmente ora può andare via, grazie Alessandra. Io, amici, continuo, ci fermiamo giusto per un caffè e per riprendere un attimo fiato, dopodiché non andate via, arrivano nuove interviste.